Ok, allora tutto ok? Siamo pronti a partire? Ma come? Come non sei interessato? Non sei interessato? Dice che non è interessato, malissimo. Non sei interessato, Mario. Ok, dai, ci sentiamo allora più avanti, va bene? Mi richiami tu. Il cliente dice non sono interessato e tu dici ciao, sono Fabio Gallerani e in questo nuovo video della serie più amata del web sul come anticipare e gestire le obiezioni, non più attraverso la vendita tradizionale che ha già rotto le scatole, attraverso il closing che è la soluzione definitiva a tutti i tuoi problemi commerciali, andiamo a vedere come gestire questa obiezione devastante. Non sono interessato. Non sono interessato. Questa la usano tantissimi ultra professionisti della vendita per proteggersi dai venditori. Quindi ti posso dire che è una delle obiezioni più efficaci se la sai usare contro il venditore. Non sono interessato in realtà ha praticamente una sentenza di morte sulla tua trattativa di vendita. Cosa intendo dire con sentenza di morte? Beh, non preoccuparti perché il closing ha una soluzione per tutto, però la sentenza di morte vuol dire che sei stato sentenziato per perdere la vendita, ma non è detto che la perdi. Quindi il primo step che devi seguire quando ti dicono che non sono interessati è 1. Dagli ragione. Hai ragione Mario, so che non sei interessato. Posso chiederti un favore? Puoi garantirmi che qualora questo torni a essere di tuo interesse, sarò la prima persona che contatterai? In questo caso Mario è sorpreso, perché altri venditori potrebbero dirgli guarda, perché non sei interessato, ma dai, no. Invece il closer gli dà ragione. Ok Mario, so che non sei interessato, posso chiederti un favore? Qualora tornasse l'interesse per questo prodotto o servizio, che io sarò la prima persona che contatterai, perché ci tengo ad aiutarti. Quindi questo crea già fiducia tra il cliente, cioè Mario, e te come closer. Ricordo anche che il closer non è solo un venditore telefonico o un venditore in generale, ma è uno status che tu acquisisci come imprenditore, come professionista, che eleva la tua posizione sociale. Ora dirai Fabio, interessante linea, mi piace come approccio, ma il mio interesse è vendere adesso, non aspettare che Mario mi riconsideri quando avrà ancora i problemi, perché so che sparirà nel nulla. In effetti hai ragione, sparirà nel nulla. Quindi cosa puoi fare adesso se vuoi chiudere la vendita? Beh, gli dici esattamente questo, segnati questa linea. Mario, prima che chiudiamo la conversazione, se sei dal vivo, oppure prima che chiuda la chiamata, cosa deve succedere per fare in modo che tu possa considerare questa opzione e la possa considerare adesso per acquisirla o per l'acquisto? E lui ti dirà esattamente la verità. Questa si chiama foot in the door close ed ha un'origine dalla vendita tradizionale, ma nel closing usiamo un approccio ancora più autorevole. Quindi tu gli dici, Mario, prima di chiudere, cosa dovrebbe succedere per noi per fare business? Cosa è mancato da parte mia per aiutarti in questo problema? E lui ti darà la risposta. Appena ti dà la risposta, tu non parli del prodotto, ma torni a parlare del problema, quindi vai a fondo. Ok Mario, dimmi di più. Questo è solo un assaggio, caro imprenditore, caro professionista, di quello che è possibile attraverso il closing. So che il tuo tempo è limitato, quindi voglio fare questo per te. Voglio invitarti a una presentazione, in realtà una dimostrazione pratica, perché presentazione la fanno tutti, no? Invece io voglio invitarti a una dimostrazione pratica di 20 minuti. Come so che di 20 minuti? All'inizio della presentazione parte il cronometro. Dico, partiamo con i 20 minuti e in questi 20 minuti andrò ad affrontare le obiezioni più drastiche e difficili da superare e in un gioco di ruolo dal vivo, e ti dimostrerò che il closing funziona anche dal vivo, ti dimostrerò come utilizzarle immediatamente per la tua attività. Uscirai da questa presentazione di 20 minuti con le strategie esatte per superare e anticipare l'obiezione da subito. Come fai ad accedere a questo regalo da parte mia? Beh, clicca qui sotto, accedi immediatamente e ci vediamo in sala subito dopo. Ti aspetto.